Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Io sono Lucas e siamo qua oggi. Comeback JSXR 1000. Porca troia ragazzi, siamo tornati. Galleria? Scusate, È un rito questo ragazzi. Belli quei cerchi, figa. Raga, non sapete quanto sono contento, cazzo, sono contentissimo. Finalmente è ritornata l'estate, ritorna il 1000, ritorna alle belle cose, i giri in moto. Allora, che è sto te? Pronto? Pronto? Oggi non siamo in tanti, incontriamo il Barba e il Nicolas. Faremo un giro che sarà il più fast as fuck della nostra vita, perché siamo già in ritardo indicativamente, il tempo era già poco. Sono le 10 di mattina, anche se il Suso dice che sono le 7 di pomeriggio. Non ho capito come abbia fatto a sfalsare così tanto, ma facciamo finta di niente. Noi alle 4 dobbiamo essere in casa. È per questo che abbiamo deciso di uscire l'aereo. Ma andiamo a beccare il Barba, che chiaramente a sua volta ha tirato fuori il suo aereo. C'ho Ric Flair drip sotto, è la mia gang che piscia in strada. Raga, mappa a chiaramente race per partire in monoruota, per forza. Come se fossimo capaci. Troppo, sono pericoloso. Che cazzo, tu apri, ti fai due penne stupide, ti trovi che sei in quarta, quinta, 250 e dici boh, ok, boh, e ne hai e non te ne sei accorto. Questo aeroporto lo prenderemo fra qualche giorno per andare a vedere un progetto nuovo. Porca troia, bella, bellissima. Partiremo da due vasche di riscaldamento alle coste in orari poco comuni, quindi idealmente ci sarà tipo nessuno. Arriveremo verso le 11 dispari, poi andremo a Hidro, anche lì e poi chicca delle chicche mai vista su questo canale, mai, sempre in orari non sospetti, in cui ci dovrebbe essere in giro poca gente, in questo caso orario di pranzo. Faremo Londrino, che avete visto in qualche video precedente con il CRF, però, ma lo faremo al contrario, non l'ho mai fatto, secondo me può essere più che interessante. Eccoci signori, e mi devo ricordare come si guida sta moto qua. Mappa a race. Qui si segnala all'aspettabile clientela che il velox è diventato bilaterale. Come vedete, è doppio. Prima era solo scendere. Come cazzo si guida sta moto, raga? Non mi ricordo. Bisogna stare molto fuori. Il tornante di solito qui è ultra popolato di gente. Oggi a quest'ora non c'è nessuno, giustamente. Vi ricordo che sul JSXR abbiamo montato delle Michelin Power GP. Ecco, sì, stavo dicendo, mi ci trovo davvero bene, vanno bene tutto l'anno, entrano subito in temperatura e danno davvero molta confidenza. Ah sì, vanno bene anche in pista. E sì, ci ho fatto a Cremona il miglior tempo della mia vita. Provatele questa stagione, fatemi sapere nei commenti come vi trovate. Con CRF a quest'ora eravamo in quinta. Qui dove si passa? Qualcuno sarebbe passato qui, vedi? No, non devi passare. O anche qui. Qua si può fare, ma una sola. Perché poi non vedi. Però poi le metti su Instagram e ci sono i fenomeni che dicono: no, io sarei passato. Siete dei fermoni. Passerei anche qui io. Eh sì, ma neanche qua io passo, perché lì si arriva veloce. Ah, hanno buttato l'immondizia. Ma sto male. Ma cosa c'è? Il club delle bocce? Allora, succedono cose strane al sabato prima di pranzo alle coste, raga. Cose molto strane. Anche qui è diventato bilaterale. Ah, ma ci sono dei lavori. Allora, aspetta che magari c'è sporco in terra. Mamma mia, che piega questo, un mostro. Ma
ma che cazzo succede all'Aprilia? Che cazzo è? No, dai, no, 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 figa. Cosa è successo? Mentre vai? Sola. Ma c'è la benzina? Sì, ho fatto il pieno. Ma quando? In autostrada. Ma che benzinaio? Oh. No, vabbè, ma era il benzinaio bello o brutto? Il solito cueto lo faccio sempre. Ah? Stavo dando gas, Infatti si è spenta, ho tirato la frizione, ho provato ad accendere, la serie accesa, do gas. Non ci ha dovuto. Proviamo a risalire, vediamo come va. Basta che non lo faccia in curva, figa. Ma me l'ha fatto in curva, qual è il punto? È regolare. Cioè, non mi esce nessuna luce. Dobbiamo mangiare il benzino dove è? Benzina o corrente, infatti. Però figa, ho fatto adesso il tagliando di 20.000 da max. Dalle un po' di tempo. Problemi, problemi, problemi. Mi sa che gli si è spenta. Si è spenta. Porca troia, brutto problema, raga. Si continua a spegnere la moto. Potrebbe essere un problema del filtro della benzina. Benzina sporca. Oppure la pompa della benzina che non ha pressione. La perdi tutta, Sam! Mica se la perdi. Saluti e baci, signori. Tomma, devi tornare con me, amore. Sta cippa non si accende neanche. Sta torba, che cazzo accendo? Che cazzo accendo, Tomma? Accendi, accendi! Il barba che chiede al papi di farsi venire a prendere. Papi. Info di servizio. Non si accende più. Prima almeno si accendeva e poi si spegneva. Adesso non si accende più. Signori, solo per voi Aprilia RSV4 1100 Factory 2020. Sono soldi per voi a 22.000 euro. Taglia andata. Appena taglia andata. Nei 20.000 km ha fatto in anticipo. Mai pista, mai corse. Solo strada, lavoro, casa, scuola. Okay. Gomme nuove, scarico omologato. Tutto. Dai, facci sentire il rombo allora. Dai, forza. No, non posso perché qua stanno mangiando. Giusto. Signori, c'hanno i bambini neonati, non si fa. C'è l'ora del riposo pomeridiano. E poi anche i cerchi colorati, io vedo. I cerchi oro. Giusto, giusto. Oro Real 24 carati. Real, sì, 24K. Se venite oggi qui alle coste solo perché, guarda, lo faccio per voi. Lo faccio per voi, 21 e mezzo. 21 e mezzo? Ma possiamo fare 21 e 3? Se arrivate qui oggi sì, dai. Ok, 21 e 3, affare fatto. Lo prendo io. Vai, vai, bello, vai, fai bella sta copertina qua. Vabbè, è rimasto a piedi. Delle tre moto, due italiane e una giapponese, chissà qual è che è rimasta a piedi? Non quella più vecchia, non quella più vecchia. Allora, abbiamo convenuto che intanto che arriva il carrello di soccorso, noi andiamo a mangiare qualcosina. E chiaramente, con chi andrà mai in doppio il barba? Sì. Con me, amore. Vieni con me. Giocheremo chiaramente insieme al barba. Allora, amore mio. Oh, sali piano, che ci ribaltiamo. Vai. Porco Dio. Codio, figa te, stavo cadendo. Amore! L'Aprilia l'abbiamo abbandonata. Adesso è il momento di andare a pranzo. Che brutta situazione. Doppia G, scusami se ti rubo il posto, ma ho una paura fottuta da andare in doppio con una super sportiva. Raga, c'ho dietro il barba, guardate. C'ho la moto che non è seduta di più. Sta bestemmiando, raga. Figa, ma dondola la moto, Raga, sono concentratissimo perché è difficile portarlo in giro. C'è una moto che mi continua a dondolare. Sento odore di marcio. Amore mio, ma guarda dove ti ho portato, amore mio. Capito, io l'ho allentato apposta per vedere lui da dietro. Sento, no, io questa me la devo guardare. I had brains back.
colazioni da pranzo. Il barba ha deciso di provare a accendere. Magari parte. Accendi, accendi. Adesso, se accende. Se si accende. Se si addoma. Io mi metto il casco di corsa, sì, e inizio ad andare. Sì. Non penso proprio! Amore! Volete sapere com'è andata? È andata che è arrivato suo papà a prendere la moto, l'ha portata dall'albe. Fondamentalmente il problema non era nessuno di quei tre, anche se erano i più papabili. C'era la centralina aggiuntiva che lui aveva messo sulla moto che non si è capito come si era riempita d'acqua. E quindi muovendo la moto c'era l'acqua che faceva wii 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 e la moto faceva wow wow wow. E quindi la moto non andava più. Tolta la centralina aggiuntiva, rimessa la mappa sulla centralina originale e... clean. Signori, save the date, lo sto dicendo, io lo sto dicendo, ne parleremo meglio un'altra volta, ma martedì 18 giugno riesco la mia nuova auto, non sto più nella pelle, quindi compratemi il Nissan 350Z e l'RS, perché devo venderli, link in descrizione, ci vediamo al prossimo video.